Buonasera, scusate il ritardo, sono qui adesso per rispondere alle domande che mi avete mandato nel corso della serata di oggi, anzi grazie, sono tante, non risponderò a tutte quante, cercherò di dare però le risposte alle cose che mi sembrano più importanti. Cominciamo da un tema che ricorre nel cuore di molti e anche nell'attenzione dei giornali ed è il Teatro Valle, il futuro del Teatro Valle. Maria Matilde Romani domanda: può darci notizie sullo stato dei lavori del Teatro Valle? Ovviamente sì. Allora, forse qualcuno di voi l'ha letto, qualcuno lo sa, il Teatro di Valle è stato chiuso tantissimo tempo fa perché l'ente teatrale italiano, che è un organo dello Stato, ha deciso di, diciamo, è stato chiuso a sua volta e quindi questo teatro è stato dismesso dallo Stato che lo gestiva. A quel punto, per salvarlo, degli artisti e altri hanno deciso di occuparlo e dargli una nuova vita per tenerlo. E un periodo piuttosto lungo, è durato 2 anni, effettivamente grazie al loro impegno, alla volontà, alle attenzioni, si è costruito intorno al Teatro Valle un caso importante, un'esperienza che ha prodotto anche per la prima volta lo statuto di una fondazione partecipata, c'è stato un grande dibattito, poi un'esperienza che nel corso del tempo è andata faticosamente chiudendosi, perché ovviamente tenere in vita un'esperienza di questo genere senza, no, in totale autonomia, senza nessun supporto, è difficile se non impossibile. Nel 2014 il Comune di Roma si è impegnato a prenderlo in carico dallo Stato per rimetterlo in sesto. Peccato che da allora al 2016 non si è accaduto nulla. Nel 2016, poche settimane prima che la giunta Raggi prendesse la responsabilità di governo della città, il commissario Tronca ha firmato, anzi, ha approvato una delibera che consentiva che si dava un accordo. L'accordo era tra il Comune di Roma, il Ministero dei Beni Culturali e il Demanio dello Stato, che in quel momento era il titolare del bene, perché il Teatro Valle entrasse effettivamente in possesso del Comune di Roma e potessero cominciare dei lavori di restauro, riabilitazione che sono necessari e che non sono stati fatti in tutto quell'arco di tempo. Ora, nell'accordo che è stato firmato all'epoca, quindi no, dai commissari, da ministri, Demanio, eccetera, eccetera, era previsto un programma di lavoro di circa 1.800 giorni, stiamo parlando per così, tanto per capirci, 5 anni e mezzo, insomma, grosso modo, e diviso in 3 fasi. In realtà 1.000 giorni, cioè 3 anni abbondanti, dedicati a lavori di messa a norma dell'impianto, perché se no non è a norma, e poi altri per lavori di restauro. Ora, questo lavoro qui è diviso in 3 fasi. Una fase che prevede dei lavori preliminari, che sono in realtà gran parte la verifica dei lavori che devono essere fatti, cioè che cosa è a norma, che cosa non è a norma, come funzionano gli impianti, qual è lo stato edilizio, perché sono stati fatti tanti lavori nel passato in cui non c'è certificazione. Forse vale la pena sapere che quando siamo arrivati noi, andiamo a cercare le carte del catasto del Teatro Valle, e al catasto, l'ultimo accatastamento del Teatro Valle risale al 1949. Quindi per capirsi come non è stato aggiornato nel corso del tempo i cambiamenti che ha subito il teatro. Quindi noi abbiamo, diciamo, affrontato e risolto tutti i problemi tecnici, non piccoli, perché il Comune potesse legalmente entrare in possesso del teatro e quindi spendere i soldi che aveva stanziato per fare i lavori. A dicembre di quest'anno abbiamo cominciato questa primissima fase di lavori, che dicevo come riguarda la parte preliminare e dei primi lavori di manutenzione ordinaria, a cui ne seguirà una successiva, più lunga, che riguarda i lavori di messa a norma. Che cosa abbiamo fatto però noi, cercando di cambiare anche le condizioni che erano state determinate dall'accordo di valorizzazione? E cioè abbiamo, a parte, diciamo, risolvere i problemi che ci consentivano di intervenire, ma abbiamo dato un dato molto preciso alla Sovrintendenza Capitolina, che è l'organo del Comune in carico dei lavori, ed è quello di produrre un risultato in questa prima fase
che ci consenta di capire se i lavori che seguono possono essere fatti per blocchi, in modo tale da utilizzare almeno temporaneamente il teatro, altrimenti, stante quello che avevano deciso i predecessori, il teatro sarebbe stato chiuso inesorabilmente per un periodo di 3 anni. In realtà abbiamo una speranza, la speranza è che già in questa prima fase, che dura 180 giorni, quindi che dovrebbe concludersi entro giugno, possano essere fatti alcuni lavori in manutenzione ordinaria minori che consentono un uso temporaneo del teatro. Questo però non lo sappiamo oggi, lo sapremo, no, nel corso dei lavori, perché i lavori che sono necessari sono anche lavori complicati e mi spiego. In questo paese si cambiano leggi sulla sicurezza, sull'autorizzazione del pubblico spettacolo a un ritmo vertiginoso, cioè chi voleva abolire una Camera per fare più leggi, ogni tanto uno viene il sospetto che forse sarebbe meglio averci una terza così smettono di fare, no, una legge sopra l'altra, sto scherzando ovviamente. Ma il problema è che si legifera sulla legislazione e si crea un caos normativo, per cui è sempre molto difficile capire, no, quale sia la norma in vigore. Ora, bisogna immaginare che sono cambiate, per esempio, le norme di sicurezza nei luoghi del pubblico spettacolo, e a queste norme di sicurezza si devono adeguare anche edifici storici che sono stati costruiti nel 600, nel 700, nell'800. Secondo criteri completamente diversi, che a loro volta sono soggetti a dei vincoli, perché sono dei beni di pregio architettonico, quindi non è che uno può prendere e decide che allarga le porte del Teatro Valle, perché tutto sommato, no, ci sta anche un vincolo, no, di tutela appunto, di belle arti, se vogliamo chiamarlo così, che impedisce di trasformare quell'oggetto lì, perché quell'oggetto ha quel suo valore esattamente perché è stato costruito e concepito in quel modo. Quindi la messa a norma di un teatro come il Teatro Valle non è un'operazione, no, semplicissima, perché deve confrontarsi con questa doppia dimensione, la dimensione del fatto che bisogna produrre delle norme, diciamo, delle trasformazioni che corrispondono alle norme di sicurezza, delle norme di sicurezza che sono state scritte per dei posti che sono diversi da quelli che sono i beni, no, di rilevanza culturale. Questa è la situazione all'interno di cui, no, ci si muove per rimettere a posto il Teatro Valle. Io ho molta fiducia che, avendo, diciamo, riorganizzato il lavoro in questo modo, noi si possa in un tempo civile riuscire ad utilizzare no, il Teatro Valle almeno parzialmente e progressivamente metterlo, no, a norma in modo tale che ne possa essere fatto un uso pieno, rispettando però le qualità del bene. Visto che sono così in diretta, ne approfitto perché intorno a questa cosa del Teatro Valle c'è una specie di costante polemica, no? Come se di botto, no, il destino del Teatro Valle fosse diventato caro a persone che probabilmente hanno sempre avuto caro, ma che si sono, diciamo, magari non sempre così fortemente impegnate, no, a prendersene cura. A loro e agli altri che hanno, diciamo, che hanno a cura il destino del Teatro Valle voglio semplicemente rispondere che noi ce ne stiamo occupando. Lo stiamo facendo seriamente, lo stiamo facendo affrontando problemi che non sono stati risolti da un periodo molto lungo e che nel corso di questo lavoro noi il Teatro Valle, a differenza degli altri, lo metteremo effettivamente nuovamente a disposizione della città. È una vicenda complicata, come sono un po' tutte complicate le vicende che stiamo affrontando, perché le ambiguità, no, di gestioni approssimative si sono accumulate nel corso del tempo, creando, no, degli intrecci che talvolta sembrano irrisolvibili. Però, insomma, un po' come l'esercizio che si fa quando casca una matassa per terra, no? Nel filo, si intreccia tutto quanto, uno per rifare una matassa ordinata bisogna che la sbrogli. Allora, il Teatro Valle è una di quelle cose che richiedono di essere, no, un lavoro di sbroglio, non saprei come si dice esattamente in italiano, molto, no, molto delicato. Noi abbiamo fatto già un bel pezzo fino adesso, un bel pezzo che nessuno aveva fatto finora, e sulla base di questo effettivamente i lavori sono in corso e produrranno il risultato che tutti ci aspettiamo. Questo per quanto riguarda il Teatro Valle, forse ne ho parlato un po' a lungo, ma insomma penso almeno di aver dato un po' di informazioni che consentano di capire meglio, no, la vicenda in sé. C'è un'altra domanda che mi avete lasciato in questa giornata di attesa e riguarda la riapertura del Planetario all'Eur, il Museo della Civiltà Romana. Allora, di nuovo, è un'altra, diciamo, un'altra vicenda che assomiglia alla precedente. Che cosa è successo? È successo che il Museo della Civiltà Romana, per
Per essere a norma, richiede degli interventi piuttosto importanti di revisione degli impianti. E di nuovo, la revisione degli impianti di un edificio che ha un pregio architettonico specifico non sono banali. Ma in ogni caso, al di là della banalità, è stata fatta una gara d'appalto all'epoca, quindi parecchio tempo fa ormai. Ben prima che noi diciamo, arrivassimo, che non prevede il frazionamento dell'opera, quindi è stato fatto un intervento che riguarda tutto il Museo della Città Romana. In realtà all'interno del Museo della Città Romana risiedeva anche il planetario. È bene sapere che diciamo, a Roma è la prima città europea ad avere un planetario dopo il primissimo messo in Germania ed è un elemento di grandissimo valore per la città, non solo per la storia, ma perché probabilmente è l'unico vero presidio di promozione della cultura scientifica di una città che si è sempre molto curata della cultura umanistica e poco di quella scientifica, nonostante sia la sede della probabilmente più importante scuola di fisica, una delle più importanti scuole di matematica del mondo. Non so, come sapete, Fermi, Bardo Radice, insomma, ce ne sono tanti di signori che hanno praticato lì. Ora, quando noi siamo arrivati qui abbiamo trovato questa situazione che è ancora quella di oggi, purtroppo, ed è quella di un planetario chiuso da tempo perché dovevano partire, adesso finalmente partono i lavori di recupero del museo, ma trasformato in una piccola struttura mobile attraverso una gestione consegnata alla società del comune Zetema, che rende impossibile il godimento del planetario, soprattutto le scuole romane che hanno fatto un grandissimo uso, al punto tale che le scuole romane hanno cominciato a portare i ragazzi a Napoli, la città della scienza di Napoli. Ma tra le primissime cose che io ho fatto è stata quella di tentare di riprendere in mano questa vicenda, perché il tema, insomma, mi fanno vedere dei cartelli in cui no, mi dicono che cosa succede, mi distraggo perché sono carini, sono i commenti, like, quindi grazie a chi lo fa. Dicevo, il planetario è un elemento importante, tant'è che quest'estate abbiamo immediatamente cominciato a fare una primissima cosa che abbiamo fatto, si chiama Il Lucero alle Stelle, abbiamo messo gli astronomi che hanno lavorato e lavoravano al planetario, con loro abbiamo fatto tutta una serie di serate di osservazioni nelle piazze delle grandi città, cercando anche di ricostruire un antico discorso sul ruolo delle piazze, costellazioni e via discorrendo. E con loro abbiamo continuato a sviluppare progetti, cercando di trovare una soluzione temporanea ma dignitosa, poiché i lavori di recupero del Museo della Città Romana hanno una durata prevista di circa altri 2 anni. Qual è la strada che abbiamo percorso per cercare di mettere in piedi un planetario temporaneo ma grande, quindi che possa funzionare così come funzionava quello precedente? È quello di individuare un'area nella città che avesse delle caratteristiche molto, molto specifiche, deve essere perimetrata, ci deve essere un controllo agli accessi, deve essere piana, bisogna appoggiarsi delle cose sopra senza che questo comporti degli smottamenti del terreno, deve essere se non di proprietà pubblica, ma almeno di proprietà di uno dei soggetti pubblici, insomma, un insieme di circostanze complicate per posizionarci all'interno un geode con un diametro di 20 metri che consenta di ricostruire la cupola del planetario nella sua interezza e quindi di riattivare la funzione del planetario per il periodo di circa 2 anni che ci manca dalla conclusione dei lavori. Allora, lo dico qui tenendo incrociate le dita, ma penso finalmente di essere arrivato alla conclusione, cioè di aver individuato il luogo e la strada che ci porta alla realizzazione di questo geode, grazie a un accordo con la Cassa Depositi e Prestiti, che insieme ai nuovi gestori ci consentirebbe di collocare il planetario temporaneo a bello all'interno delle antiche dogane a via San Lorenzo.
È una soluzione di transizione, però una soluzione di transizione bella, nel senso che consentirebbe finalmente di ritornare a godere del planetario. A questa, diciamo, questa vicenda io sono particolarmente interessato e a dispetto del fatto che non sia una questione di grande attenzione pubblica, sono interessato per una ragione profonda, secondo me. Come dicevo, noi siamo abituati a considerare la scienza come una parte distinta dalla cultura, si parla di cultura e scienza. Non è così. Cioè, la scienza è una componente fondamentale della nostra cultura. Il nostro paese, per ragioni, no, antiche, ha fortemente privilegiato la parte umanistica della cultura nella formazione delle persone, ma anche nel dibattito pubblico, tant'è che così talvolta è stato difficile considerare intellettuali personaggi dello spessore anche di Primo Levi, per esempio, perché l'idea è che un intellettuale sia qualcuno che è capace di manovrare concetti, no? I concetti della filosofia, no? Delle arti umane. La verità è che le scoperte scientifiche, cioè la fisica in modo particolare, che è quella scienza che nasce per spiegarci come è fatto il mondo, in che cosa è fatto il mondo, partendo dalla sua, no, analisi fino alla divisione della materia negli elementi essenziali. Lungo questo percorso ha scoperto che il mondo è radicalmente diverso e più complesso, il mondo reale, il mondo, no, concreto, il mondo fisico, è radicalmente diverso e enormemente più complesso di quello che, no, la fisica stessa immaginava alle sue mente. E attraverso queste scoperte non solo noi abbiamo sviluppato tecnologie e capacità incredibili di esplorare il mondo, ma in realtà si stanno, diciamo, sviluppando concetti, nuovi concetti che modificano profondamente il modo con cui noi abbiamo il rapporto con la realtà quotidiana. L'idea che la realtà fisica sia il prodotto di, diciamo, possa essere interpretata probabilisticamente e non in modo deterministico, cioè con la certezza, è qualcosa che modifica nel profondo il modo in cui noi ci rapportiamo. Se pensate al percorso che facciamo noi con, no, con i bambini ci chiedono mamma, papà, zio, ma perché, no, questa cosa accade così? E noi rispondiamo perché a causa di. Allora, è bene immaginare che nella scienza moderna questa causalità rigorosa non è sempre presente. E questa causalità così forte che informa tutti i nostri comportamenti e che noi tendiamo a non vedere così solamente in quelle espressioni dell'umano che sono, non so, la poesia o l'amore, in realtà è profondamente insita nella natura stessa del mondo fisico. Questo cambia tanto. Allora noi abbiamo questa società che è in grande cambiamento, ha bisogno di cogliere dalla scienza interamente la ricchezza che questa è in grado di portare, che non è solo la tecnologia, non è solo, diciamo, supporto ad attività economiche, ma è la capacità di interpretare e leggere il mondo con degli occhi integralmente nuovi. Allora, il planetario, cioè l'insistenza, la volontà di riaprire il planetario, è un pezzettino, un piccolo piccolo di un'azione che questa città deve fare per riconquistare la scienza al suo essere. E in questa città lavora il 50% della ricerca scientifica pubblica del paese e hanno sede le più importanti scuole di alta educazione scientifica. Questo universo qui non è stato coinvolto né nel disegno della città, né nel suo governo, né a sostenere, no, la crescita della città. Siccome viceversa, no? Avere questo universo integralmente parte di una politica culturale è un'enorme ricchezza, sebbene, diciamo, sia difficile, poi noi spesso facciamo così, paghiamo ritardi a causa delle emergenze che, no, ci travolgono ogni giorno. Questo tema è per me un tema fondamentale e questo piccolo intervento sul planetario è interamente integrato all'interno di questo ragionamento. Un ragionamento che peraltro avrà un effetto molto forte in un'attività che abbiamo in corso in questo momento e che è il ridisegno del polo del contemporaneo.
Forse voi sapete che abbiamo approvato una complessa decisione a dicembre, con cui riorganizziamo parte del sistema di istituzioni culturali del Comune di Roma, attribuendo al Palazzo delle Esposizioni il compito di essere il fulcro di un intervento diretto, insomma, diretto, sostenuto a cura della città di Roma sul tema del contemporaneo, dell'arte contemporanea. Allora, nel posizionamento di questo nuovo polo, noi stiamo dando come mandato a coloro che ci lavorano il compito di trovare quella zona in cui l'arte contemporanea, la scienza e la tecnologia confinano, perché l'apertura, l'offerta di esperienza ai cittadini di Roma e ai turisti che in questa zona di intersezione è fondamentale per la cultura città, ma è anche un'offerta culturale che questa città non ha e non ha mai avuto. Quindi, come vedete, no? Il planetario, piccolo piccolo nel suo, no? Nella sua specificità, è parte di un disegno più grande. Confesso che mi dispiace molto di non essere riuscito ancora a riaprirlo, però allo stesso tempo sono piuttosto contento e mi sembra di aver finalmente trovato la soluzione per farlo. Mantengo ancora un po' di condizionali perché qui, diciamo, tra le difficoltà che no, si affrontano nell'amministrazione, il condizionale ormai è diventato no, un pezzo della lingua fondamentale, però ci siamo molto vicini e spero di poterlo effettivamente annunciare tra poco. Sempre molto lungo, ma così cerco di raccontare un po'. Erano Maurizio e Mary Sciarra e Mauro Piacentini che chiedevano sul Museo della Civiltà Romana e sul Planetario. Roberto Ciavatta, invece scrive: assolutamente no al Parco Archeologico del Colosseo, facciamo un'importante opposizione al progetto Franceschini. È un piccolo invito a nozze, diciamo, a cui non posso che gradito invito. Allora spiego, racconto per chi non conosce. A Roma, diciamo, la grande area archeologica centrale, sapete, comprende i fori, il Colosseo, Domus Aurea, i Mercati Traiani, insomma, una cosa gigantesca ed è probabilmente anzi, è certamente il più bel parco archeologico del mondo. Ora, prendetevi dai fori imperiali, guardando il Colosseo, la parte a sinistra del comune, la parte a destra dello Stato. Non è esattamente così, ma insomma quasi. In realtà il comune ha la responsabilità di gestione anche di un pezzettino del lato destro. Che cosa succede? Succede che un tempo fa il comune aveva cominciato a discutere col ministero in modo che io non condivido pienamente, ma insomma ha cominciato a discutere sulla riunificazione no, della gestione di quest'area qui. Poco dopo il nostro arrivo, qualche mese fa, in Parlamento, dei parlamentari del Partito Democratico hanno presentato un emendamento in 77 diverse leggi, poi no, è stato respinto 4 volte, la quinta volta è stata approvata diciamo, quella che si chiama, nella legge finanziaria, legge stabilita. Questo emendamento diceva delle cose assolutamente incomprensibili che riguardavano perché la posizione dei dirigenti, però la sostanza dell'emendamento preludeva alla trasformazione del modo in cui il Ministero dei Beni Culturali gestisce il patrimonio archeologico di sua competenza nella città, che è tantissimo. E quindi noi, diciamo, io in particolare, ho cominciato a fare delle domande dicendo: ma scusa, signor Ministro, anzi, signori parlamentari, voi dite questa cosa, ma se io capisco bene, in realtà quello che state dicendoci è che volete cambiare il modo in cui è gestito oggi, smantellare oppure costruire, mettendo insieme la parte dei fori vostri, il Colosseo, la Domus Aras e un altro pezzettino, una specie di mega museo, e poi costruire fuori da questo tutta un'altra parte che è il residuo del patrimonio archeologico, storico-archeologico della città, che è gigantesco, affidato a un altro organo di gestione. È importante sapere che in questa trasformazione succede che il gestore dell'area archeologica oggi si chiama sovrintendenza speciale. La sovrintendenza speciale ha un perimetro, il perimetro è quello dell'area che l'UNESCO ha considerato patrimonio mondiale dell'umanità. La sovrintendenza speciale è speciale in quanto ha
il potere di amministrare i soldi che ricava dalle attività che gestisce. Quindi la Sovrintendenza Speciale di Roma, che oggi ha la gestione del Colosseo dei Fori, dispone, salvo una quota che torna indietro al Ministero, diciamo, dei ricavi di queste, no? Della gestione turistica di questi spazi. Bisogna sapere che stiamo parlando di circa 60 milioni di euro. Nella trasformazione proposta dal Ministero, che cosa succede? Che la sovrintendenza speciale resta speciale, ma non ha più al suo interno il Colosseo dei Fori, cioè tutte le cose che producono oggi ricavi, e viene finanziata attraverso peraltro un negoziato, ma con una parte dei soldi che derivano da quelli, no? Della, diciamo, della Good Company, e invece la parte dei soldi della Good Company, che sarebbe la gestione del Colosseo, viene assorbita dal Ministero della, dal Ministero della, dei Beni Culturali, Attività Culturali, che ha poi la facoltà di decidere come, no, come distribuirsi. Quindi c'è un primo elemento di sottrazione di una parte dei soldi da una diretta gestione di questi soldi per il recupero del patrimonio di Roma. Però c'è una cosa più importante, secondo me, ancora più importante, e cioè che costruire questo sistema che vuole costruire il Ministero, tra l'altro oggi sono crescenti opposizioni, no, ricorsi e via discorrendo da parte di organizzazioni sindacali, insomma, risponde a un'idea, e l'idea è di trasformare, di far diventare il Colosseo, i Fori, una macchina che produce soldi grazie al turismo. Ora, in realtà i soldi che vengono prodotti da questa macchina li producono oggi sostanzialmente due posti, sono il Colosseo e lo sarebbe il Palatino se fosse gestito come un soggetto separato, ma la gran parte è il Colosseo. Viceversa, una gestione di questo strumento come un unico oggetto chiuso, che cosa fa? Sottrae, come è oggi per la verità, non è che cambia in questo, sottrae dalla fruizione della città questa grande, no? Questa grande macchia. Però che cos'è, diciamo, il peggioramento rispetto a oggi? È che nel momento in cui io Ministero, decido di, come dire, considerare l'obiettivo della produzione dei soldi attraverso quell'area lì, l'obiettivo principale, e separo quell'area dal resto della città, vuol dire che io creo, come dicevo, una good company che fa i soldi, che poi teoricamente dovrebbe occuparsi, no, di non solo di dare soldi, ma di essere un volano per la promozione del resto del patrimonio archeologico. È vero, è ovvio che se io sono il gestore della good company, non ho nessun interesse particolare a, no, preoccuparmi no, di attività di promozione del restante patrimonio romano. Ne cito una, l'Appia, così tanto per, no, per capire di cosa stiamo parlando. Cioè, la città è interamente cosparsa di patrimonio. E noi non possiamo immaginare questa città come una serie di musei che si incastrano nella vita delle persone bloccando. Dobbiamo immaginare, al contrario, una città che vive dentro il patrimonio e che dalla vivere il patrimonio produce sicuramente ricchezza attraverso la bigliettazione, ma non solo la bigliettazione. Allora, quello che io ho proposto al ministro era: senti, ma invece di fare questa cosa qui, facciamo un'unica grande area su tutta la città, all'interno di cui si identificano delle isole, il Colosseo, il Palatino, la Musaria, il Mercato Traiano, più piccoli, i musei, che sono sì gestiti, no, come musei, ma tutto il resto è luogo della città, è spazio dentro cui si vive, è spazio in cui si può fare ricerca. Ora, immaginate la differenza della qualità della vita delle persone, ma anche della vita dei turisti, nel momento in cui lungo questo percorso uno riuscisse a camminare dal Celio fino al Circo Massimo senza impedimenti, o addirittura lungo Caracalla, o dal Colosseo attraversare fino al Campidoglio e arrivare al Teatro di Marcello. Noi, con un'impostazione che non immagina il patrimonio semplicemente come un attrattore di turismo, ma come un elemento fondamentale di disegno della città, potremmo trasformare Roma in un posto veramente unico al mondo, in cui ovviamente il turismo viene, ma non viene per stare l'ora e mezza necessaria a visitare quel, no? Come dire, a consumare il museo, ma viene per vivere quella città. E le persone che vivono a Roma avrebbero la possibilità di vivere e sviluppare l'economia ad alto valore aggiunto. Esattamente grazie alla disponibilità di questo patrimonio. Qui ci sono due visioni del ruolo, no, che la cultura e il patrimonio ha lo sviluppo del paese che si, no, che si pronta.
Uno che lo considera un meccanismo che serve per una macchina che serve per produrre soldi, massimizzare i soldi del turismo. L'altra è una visione che immagina, sa, perché ci sono processi nel mondo che funzionano così, che attraverso una gestione diversa si produce più ricchezza e più ricchezza distribuita. E poi, naturalmente, noi come comune abbiamo difficoltà a confrontare le scelte del governo, perché sono scelte del governo che intervengono all'interno delle proprie responsabilità, però il fatto di aver sollevato questo dibattito ha prodotto il fatto che oggi se ne parla, che se ne discute e che sta crescendo un'opposizione. Spero sinceramente che il fatto di averla sollevata, di aver aperto la discussione, consenta, no? Di spinga il governo a rivedere la decisione e soprattutto consenta di fare una discussione molto più seria sul ruolo, no? Che la cultura ha nel nostro sviluppo. Mi dicono che parlo troppo, no, non mi dicono questo, mi dicono la verità che c'è poco tempo prima di andare online, quindi volevo dare un'altra risposta, pensavo di farne 5, invece mi fermerò a 4, però Giuseppe Guglielmotta scrive, parte del assessore, grazie, lascio da parte la stima che apprezzo, non è, però dice: vengo alla domanda culturale e inizio con la parola acqua. L'acqua ha in sé un fascinoso richiamo ancestrale. Dire acqua a Roma vuol dire Tevere. Ho davanti agli occhi e nella memoria piacevolissimi momenti attorno alla Senna a Parigi e persino alla Darsena di Milano. Momenti di assoluta e piacevole convivialità. L'acqua, illuminata poi di notte, aumenta il suo fascino. Mi domando quali siano i suoi progetti sull'uso culturale e turistico del Tevere. Grazie. Grazie a Giuseppe e prego. Ora, magari qualcuno di voi ha avuto la fortuna, penso, sono convinto che si tiene fortuna di vivere il Tevere il 1º gennaio, di vivere il lungotevere il 1º gennaio quando l'abbiamo chiuso al traffico e trasformato in un'area pedonale lunga 1 chilometro con un centinaio di artisti, di spettacoli che viaggiavano insieme. Il Tevere è un punto fondamentale della città e la verità è che la città lo ha perso nel momento in cui sono stati costruiti gli argini, all'inizio del Novecento. Sono stati costruiti gli argini perché il Tevere è un fiume torrentizio, quindi no, poi chiunque di noi si ricorda recenti immagini dell'acqua che è al colmo di Ponte Milvio piuttosto che quando piove e considerando che andiamo incontro, no, a un cambiamento sempre più sostanziale del clima e delle precipitazioni, il tema esiste. Però è evidente che noi vogliamo recuperare il Tevere alla vita della città. Lo abbiamo fatto con l'operazione del 1º di gennaio e lo faremo di nuovo. Qual è la difficoltà? E abbiamo recuperato il Lungotevere, non il Tevere, no? Le banchine. Anche perché era inverno e quindi non era, diciamo, proprio raccomandabile stare, diciamo così, prossimi all'acqua, non eravamo in grado di prevedere se ci fosse stare piene o meno, faceva bel tempo ma non abbiamo saputo. Il Lungotevere è un asse fondamentale di circolazione del traffico veicolare della città, quindi immaginare chiudere i blocchi di Tevere è stata un'operazione molto, molto complicata e anche molto sperimentale. E voglio nuovamente ringraziare i giurbani per il lavoro che hanno fatto in quella circostanza perché era, no, delicata, una giornata speciale. Però chiuderlo ha dimostrato una cosa, ha dimostrato che si può vivere una parte della città in cui non c'è offerta commerciale, perché sul Lungotevere non ci sono i negozi. Tant'è che peraltro alla fine di una giornata in cui sono passate circa 15.000, 20.000 persone per ora, quindi un numero enorme, non c'era un pezzo di carta per terra. Che si può vivere la città e degli spazi che non siamo abituati in un modo completamente diverso, che non è legato, diciamo, al consumo, no, di merci, deriva dal piacere di riscoprire la bellezza della città, dello stare insieme e di farlo con la presenza no, di spettacoli di ogni razza, ogni natura. E è importante, magari non tutti se ne sono accorti, ma qualcuno forse sì, non abbiamo costruito grandi palchi, non abbiamo costruito scenografie, la scenografia delle cose che succedevano era la città stessa. Quindi
Questo ha creato un clima incredibile sul Tevere, di persone che avevano il piacere di stare insieme. Ora, noi abbiamo fatto subito dopo Capodanno una riunione col comandante dei Vigili Urbani, il suo vice, per capire quali altre zone della città possiamo chiudere, zone che sono caratterizzate da questa città, nel senso che sono viste da noi come luoghi di passaggio in macchina, non sono più parte della vita. Puntando sul Tevere, non solo sul Tevere. Noi abbiamo individuate altre due per il momento nel centro della città, poi stiamo parlando sulle zone periferiche. Una è il pezzo che va da Largo Argentina fino al Tevere, lungo Corso Vittorio e Corso Rinascimento. Sono di nuovo Corso Rinascimento è più pedonale, ma Corso Vittorio è il posto in cui le macchine passano, li vediamo. L'altro è il tratto di Tevere che collega il Circo Massimo, no? Fino diciamo, alla sinagoga, fino all'Largo Reno e dall'altra parte fino a Testaccio. E di nuovo il pezzo di Tevere che abbiamo chiuso. Allora, noi stiamo programmando per probabilmente la notte di San Lorenzo, una nuova chiusura del tratto di Tevere che abbiamo chiuso a Capodanno. E poi stiamo pensando a un Capodanno dell'anno prossimo sulla scia di quello che abbiamo fatto, in cui cominciamo al Circo Massimo, però a questo punto continuiamo su tutto il pezzo del Tevere che continua fino, no, fino al Gareno, tutta l'altra parte. E poi nel corso dell'estate faremo, primavera vogliamo provare a fare questa chiusura sulle banchine proveremo a lavorarci, c'è una difficoltà sulle banchine perché le banchine sono gestite da autorità di bacino ed è importante sapere che l'autorità di bacino, la regione, ha dato in concessione ventennale credo, adesso non so, forse anche più a lungo, le banchine per fare le bancarelle che normalmente ci sono d'estate e lì bisogna provare a capire in che modo si può raggiungere un accordo per cui almeno un pezzo, no, del Tevere possa essere recuperato ad altri usi, non solo a un mercatino un po' scadente, se devo dire la verità, e ci piacerebbe farci una spiaggia come è stata fatta su, no, in altre città europee, però non possiamo prometterlo perché non dipende solo da noi, ma insomma ci piacerebbe, diciamolo così. Adesso io provo a leggere un po' rapidamente qualcuna delle domande che sono arrivate. Spingere un tastino qua. Diciamo. Diciamo, un messaggio dagli Stati Uniti che arriva prossimo Capodanno a Roma. Sembra di aver anticipato la risposta. Sui San Pietrini di manutenzione credo di dare una risposta io direttamente, però la manutenzione stradale è un lavoro complicato e per la prima volta finalmente stiamo riuscendo a fare de delle gare serie e non delle gare fantoccio. Troppo veloce con questi commenti mi perdo, no? Quelli che vorrei rispondere. Ora, dai centri culturali distribuiti. Noi, insomma, qui si dice sempre io, sempre noi, non è noi il governo, noi, sono le persone che lavoriamo insieme. Qualcuno prende responsabilità di decisioni, ma il lavoro si fa in tanti. I miei collaboratori, gli uffici, la giunta, insomma. Cioè, noi riconosciamo alla rete delle biblioteche romane una funzione fondamentale, come sapete sono 40, 40 che sono, diciamo, lungamente neglette e mai considerate un elemento centrale della ricchezza della città. Quindi noi abbiamo indicato nel sistema delle biblioteche un elemento fondamentale, perché le biblioteche non sono più un luogo dove si legge, ma sono dei presidi nelle periferie, nel sistema nervoso su cui le istituzioni culturali centrali possono entrare in contatto, no, con i cittadini, non tutti hanno, anche se
Dobbiamo rendere il più possibile l'accesso, no, alla programmazione culturale che nasce dalle istituzioni centrali, ma bisogna renderla accessibile lungo tutto il territorio. Ora, le biblioteche sono l'elemento strutturale centrale di questa cosa, tant'è che noi abbiamo fatto fin dall'inizio un lavoro di connessione tra il sistema di biblioteche e le istituzioni culturali centrali, sto parlando Palazzo d'Esposizione, Teatro di Roma, Musica per Roma, e per la prima volta li abbiamo fatto lavorare tutti quanti insieme durante il Capodanno. Da questo sono nati dei protocolli di collaborazione tra le biblioteche e alcune di queste istituzioni che ci consentono di portare nelle periferie una programmazione culturale e delle attività che altrimenti non sarebbe possibile. Ora, noi abbiamo una difficoltà oggi vera ed è la limitazione di risorse disponibili per i lavori di manutenzione straordinaria. Sapete che come Roma ha un patrimonio infinito, gigantesco, che non è stato, su cui non è stata fatta manutenzione straordinaria per anni, e quindi è in più un debito che più o meno tutti quanti conoscete, e quindi abbiamo bisogno, no, di razionare al massimo gli interventi per renderle, no, per rendere disponibili e fare manutenzione straordinaria, cioè far stare i posti bene e far lavorare, e di rafforzare la dotazione di, no, di risorse umane che lavorano. Però, stiamo lavorando su questo e stiamo anche lavorando sulla copertura del territorio nelle zone in cui non sono coperte. Sono 40, ma ci sono delle grandi concentrazioni. Questo per una ragione essenziale, perché nel passato si è aperta una biblioteca dove c'era un posto disponibile. Quindi qualche volta sono venuti tanti posti disponibili, un posto che sono aperte. Diciamo. Quello che stiamo facendo noi è il contrario, è quello di trovare posti disponibili laddove non c'è l'offerta. Il nostro obiettivo è quello di aumentare significativamente l'offerta sul territorio e di collegare la rete cittadini con la rete della città metropolitana, perché il problema non è solo l'interno della città, ma anche tutto il territorio confinante. E quindi passare a un numero di circa 60 nei prossimi anni, integrando in questo una serie di centri culturali che sono stati abbandonati, piuttosto tipo l'Elsa Morante e i teatri Cintura che dal prossimo mese cominceranno a essere coordinati al Teatro di Roma. Grazie. Io, così, come avete capito, mi piace raccontare le cose ogni tanto, però il tentativo è quello di, così, consentire a ciascuno di capire un po' meglio, no, in che consiste il lavoro, quali sono le ragioni per cui uno fa certe scelte, quali sono le difficoltà, quali sono i limiti, i pregi di quello che si fa. Tornerò a fare questo esercizio di confronto con voi. Io stesso, i miei uffici sono piuttosto disponibili, talvolta non siamo capaci di rispondere a tutti quanti perché sono in tanti quelli che domandano, però lo facciamo con grande piacere. Vi auguro una buona giornata a tutti. A presto.